Sapete qual è il nono sito più visitato in assoluto in Italia nel 2021? Con una media di 115 milioni di visite al giorno, rullo i tamburi, Pornhub. Il 75% degli utenti è composto da uomini ed il 25% da donne. E quello che mi è venuto in mente alla luce di tutti questi dati è: tu avresti il coraggio di girare un video porno con la tua pornostar preferita? Perché lei il coraggio ce l'avrebbe. Qualcosa devi avere. La missione era chiara: andare alla ricerca di un giovane offrendogli la possibilità di immergersi nel mondo del porno per un giorno, girando un video non con una, ma ben due famose attrici. Nel senso, non voglio essere porno professionista, probabilmente ti daranno proprio più di no. Sono sicuro al 100% di riuscire a trovare una persona. Beh, cominciamo a fare questo, poi... Yes. Ma chi sono queste due fanciulle? Meitai, una nuova promessa su cui anche Rocco Siffredi ha deciso di puntare. Meitai, sei bellissima, veramente, molto molto bella. E Valentina Nappi, che porta in alto il tricolore essendo una delle pornatrici italiane più famose al mondo. Sono dunque salito sul treno con direzione Napoli, carico per l'impresa. Napoli, arrivo. Ma attenzione, questa sfida sarà solo la punta dell'iceberg di una serie di video tutti girati a Napoli, in cui vi racconterò quella che molto probabilmente è stata la settimana più assurda di tutta la mia vita. Sono arrivato a Napoli da pochissimo, ho appena sistemato le mie cose nel bed and breakfast lì dentro, ho fino a stasera per trovare un attore perché domani alle 9 ci sono le analisi. Dove sono i giovani di Napoli? Vabbè, a parte via Toledo. Adesso piazza del Plebiscito. E intanto mentre cammino chiedo. Ma nonostante la proposta sia decisamente allettante, al primo tentativo non viene presa benissimo. Conosci questa persona? Mi stai fottendo? No. Gira la telecamera. Eh? Gira la telecamera. Perché? Fammi di stare registrando, gira la telecamera. E che problema c'è? Non mi registro. Perché? Sto facendo, sto cercando qualcuno. Accoglienza incredibile. Per fortuna a Napoli non sono tutti così schivi e il destino mi porta da Roberto, che durante questa settimana sarà fondamentale. Se vi dicessi fareste un video con lei? Bella impegnativa. Non so se è. Non riesci a reggerla? Eh beh, ha avuto tutte belle esperienze, belle, cioè noi siamo, beh, almeno io sono sul normale, quindi non credo di reggere. Voi? Tu? Niente? Ragazzi su cui puoi puntare e trovare che facciano a caso, lo credo più verso il centro storico. Noi andiamo verso il andiamo, tanto. Andiamo. Team si allarga. Continuo così la mia ricerca, ma credetemi, è molto più difficile di quello che possiate pensare. Poi su due piedi è un po' complicato. Non adesso, non adesso. Vabbè, ci mancherebbe, anche sto proprio in grado. E tra tanti che non lo farebbero mai. Vabbè, lascia stare. Non è il mio gusto. Non so che cos'è. Provo a declinare la tua offerta. Ok. Come fai a trovarmi una? Perché? Ma non ti rendi conto di che stai chiedendo? Queste cose qua, sei tra amici, no? Ma se ti capita, fare, quando arriva la domanda. Esatto. C'è un anziano. Si chiama esperienza questa, ricordi? Ce ne sono molti altri ai quali hanno brillato gli occhi, ma che purtroppo... No, noi siamo sposati, non ci possiamo... Ok. Ma tutta la vita, sì, cazzo, sì. Lasceresti la tua ragazza lì da sola? Mentre tu... Nella mia mente potrebbe succedere, però... Ok, non... quindi no, nella non lo faresti porno, nella realtà. Al momento no. Porno però è lungo, più lungo, proprio ammastato. Eh sì. Io tengo sposato con i tuoi figli, faccio una brutta figura. Diresti di sì? Sì. È normale, questo... Tutti ti vedono nudo? Problemi loro, non problemi miei che mi vedono nudo. Io non lo faccio perché ho una figlia e una famiglia. Io per il momento sono single, quindi... Chiaramente stai facendo. Non sei fidanzato, non hai moglie, non hai figlio, ma quando lo capiti, ma quando lo fotto che devi raccendere? No, non lo so. Non ci resta che affidarci alla fortuna. Come mai avete fatto questa cosa? Una cosa così di demo sul napoletano. Alla peggio abbiamo questi, che inizia a mostrarci la giusta direzione. Ma io l'ho fatto tanti anni fa, facevo il polo. Davvero? Lei è una delle più famose al mondo ed è di Napoli. La conosco. Un ritorno appeso al chiodo. 56. No, non ho già appeso ancora. Se ti metti a pecore ti faccio ancora male. Farei un porno un'altra volta, no, non lo farei. Non si è pentito? No, perché non ci vedo? No, sa bene, lo auguro a tutti quanti. Bella chicca, molto bella chicca questa. Il video vorrebbe anche finire qua. E come al solito, proprio quando stavo perdendo totalmente la fiducia, si palesa davanti a me, come un faro nel buio, il mio eroe. Conoscete Valentina Nappi? La conosco io, bro. Ok, vieni qua allora. Faresti un video con lei? Sì. Ok.
questa è la cosa. Lo facciamo? Anche cioè, ora non è... qua in mezzo con tutta la gente, se ce l'hai. Davvero? Davvero. Stai scherzando? No, perché se stai scherzando è bello fino a un certo punto. No, sono serio, mai stato così serio in vita mia. Chi te l'ha mandato il lunedì a pomeriggio? Ma se ci hai visto, è come San Gennaro per me, eh? Dopo cioè, il video va su OnlyFans, sarai nudo, ti vedranno. Ma me ne frega proprio, vuoi andare su tutti i siti, su Pornhub, a Rutu come? Sono lei e un'altra, sono due. L'altra si chiama Mei Tai, è thailandese. No, 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 è il video subito. Io so. Lui adesso farà il video con la Nappi. Lo sai, se stai per Napoli, sei per qui. Sì. Ci vediamo, stai con me, sei veloce. Sei il numero uno. Grande. Ce l'abbiamo fatta. Adesso diventa seria la questione. È vero che Napoli non ti delude mai. Manuel è felicissimo per la nuova avventura che sta per intraprendere. Ma non segue solo l'istinto. Fa anche un ragionamento filosofico. Alla vita non abbiamo più nulla da perdere, capì? Questa è solo una cosa a mio vantaggio che posso fare e posso ottenere. Che la gente pagherebbero per, capì? Io gratis, senza niente, vero Federico? No, questa è una cosa per persone aperte mentalmente. Stasera avevo un appuntamento con una ragazza, lo salto. Tu hai detto di no. Tu hai detto di no, tu hai detto di no, tu hai detto di no. Non sono avete fatto a vedere di no, ragazzi. Noi, eh. Metto P, la lettera P. Attenzione. Come faccio a dirti di no? Sarei ingiusto con me stesso. E seguendo la classica ospitalità del posto, mangiare ragù stasera. La mia mamma. Ma sono Manuele, è 8:30 a casa. Sei coperto, bro. Sei con me stasera. Sta già diventando una star. Tutti vogliono il suo Instagram. Ma no, proprio. Grande, grazie mille di tutto. È partito tutto da te. Ci dirigiamo così verso casa sua. Mamma mia. Incontrando un'altra classica tradizione napoletana. Senza casco. Le classiche tre persone sullo scooter senza casco. Pronti a comunicare la notizia ai suoi genitori. Sono proprio curioso di vedere come la prenderanno. Permesso. Alessandro, Alessandro, Alessandro. Collaborazione Valentina Nappi, oddio. Come la già fai lui? Tu come la avrei tu quando fu? Dove fu? Ecco. Ma quando vi ricordo, Valentina Nappi. Mi ricordo. Sono io principale. Bello. Non mi aspettavo un'approvazione così. Così liscia. Ecco qua. La pasta ragù, incredibile. Buon appetito. Buono. E qui? Colpo di scena. Scopro che il papà di Manuel si era messo la camicia per coprire i tatuaggi, ma dopo esserci conosciuti meglio, decide di aprirsi con me. Na, 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 na. C'era qualcuno. Qualcuno. 34 anni fa. 34 anni fa è stato in carcere. Stava Raffaele Cutolo. Capite? No. Un camorrista, diciamo, famoso, che hanno scritto anche un libro. Ah sì. Ho fondato una nuova camorra organizzata. All'epoca la chiamarono NCO. Stavo in carcere con lui. E com'era? C'era una volta mi stavo facendo ammazzare. E posso chiedere come mai era in carcere? Io? Sì. No, se non vuole, se non vuole. Ok. Cosa vuol dire? Ah, ok. E quanti anni è stato dentro? Complessivamente 35 anni. Mamma mia. 3, 4 anni, 5 anni. Ah, dentro o fuori? Una storia da carcere? Così. Da un momento all'altro. Fuochi d'artificio così. Ormai sono di casa. Manuel mostra i miei video ai suoi genitori. Giochiamo alla play. Io uso il Napoli. E io la Juve. Mertens iniziano a lacrimare i suoi occhi. Attenzione, 2-0. CR7, siamo sul 2-1. Calcio spettacolo qua, eh. 1, 2, 3 e 4. Batostina. Sta piovendo eppure mi danno i vestiti. Grazie mille davvero di tutto per l'ospitalità. Cena fatta e adesso giretto serale per Napoli. Poi bisogna andare a dormire presto perché domani sveglia prestissimo per andare a fare le analisi. Anche la sera ovviamente Napoli
continua a stupirmi. Quello lì è un cane sopra un motorino. Una mini vista tra lui e una donna, una ragazza. Te ne sali, bro? Sì. Vediamo domani. 8:30. 8:30, Piazza Cavour. Buonanotte. Grazie mille davvero. Buonanotte, buona serata, ciao ciao. Che giornata. Sono veramente contento, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Buongiorno Napoli. Mi ha fatto molto ridere che mi abbia scritto: non fa niente se ieri sera ho mangiato un cornetto. Numero uno. Eccolo lì. Buongiorno. Buongiorno. Sei pronto? Sei carico? Carichissimo, andiamo. Ah, così non abbiamo fatto il biglietto? Senza biglietto, bro. È che voglio fare il biglietto. Eccolo là, il laboratorio. Accettazione prelievo. Devono farti tampone in una zona là sotto. Non so come. Tampone uretrale deve essere. Bro. Stai seminando. Tampone urogenitale. Mi sei pazzo. Posso capire? Tampone là dentro, quello ti preoccupare. Grazie mille, e dopo che Manuel ha passato un brutto quarto d'ora, l'abbiamo fatta, bro! Ecco, ma cosa ti hanno fatto? Mi sono abbassato le mutandine e gli slip. Eh? Dove facciamo la pipì? Eh? Hanno messo quattro volte un coso dentro. Ah, e com'è? Tutto attorno. Ah, fra, come fa male, cazzo! L'ho detto parole a lui, alla sua mamma. No! Alla sua nonna che l'ha. Di tutto gli ho detto, lui ma che vuoi da me? Poi mi ha fatto il tampone del covid e l'analisi del sangue. Però abbiamo finito. Direi che ci meritiamo di fare una buona colazione. Ne approfitto per conoscere meglio Manuel. Racconta un po' di te. Nella vita per il momento non lavoro. 13 anni già stavo in comunità. Perché? Non volevo andare a scuola, la mattina mia madre mi svegliava, mi preparava i vestiti, la cartella e andavo a fare filone. Ho sentito bene, ieri hai detto che hai una figlia. Una figlia, sì. Di? 6 anni e mezzo. Quindi hai fatto una figlia a? A 16 anni e mezzo, diciamo. E secondo me l'unica cosa giusta che avrò fatto in 23 anni, era il mio sogno, è stata una cosa voluta. Ah, davvero? Con la madre sono rimasto rapporti telefonici per vedere mia figlia normale, siamo in un rapporto. Qual è la tua passione? Giocare a pallone, O fare porno a te. Beh, adesso si avvererà uno dei due. Lo spero, bro. Vedo che ti dirà Ale, hai fatto un bel lavoro, hai portato uno tosto. E adesso non ci resta che aspettare venerdì, che arriva l'esito dell'analisi e poi si fa sul serio. Ma noi, fermi, non ci sappiamo stare. E nei 2 giorni che ci separavano dai risultati dell'analisi è successo veramente di tutto. C'è un cane sciolto. Eventi inaspettati. È sempre così. Mamma mia, guarda qua. Questa è tua. Dormire qua. Non è possibile. Se non muoio che mi viene qualche infarto o qualcosa, spacco. Nel prossimo episodio. Se non ci vedi, non affrontiamo qualcuno. Cioè se dovresti. C'è una porta molto paurosa qui. Quindi però lo affrontiamo nel traffico. Che dobbiamo fare? Possiamo mai scappare assieme? Ti prego, non lasciarmi qua. Non lo so, ma lasciarti, bro. Siamo insieme.